con noi c'è mister Aloisi. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera e bentrovati a tutti voi. Io intanto parto dal fare una cosa, so che non si parla del singolo, però buongiorno è di un'altra categoria, possiamo dirlo? Ma sicuramente Giacomo non ha bisogno di presentazione, nonostante la sua giovane età in questo campionato, però è l'unione che da noi fa la forza. Oggi eravamo non rimaneggiati, ma di più, avevamo Marano squalificato, diversi giocatori con influenza, non si era accertato se era Covid o no, quindi abbiamo ritenuto lasciarli a casa, con il portiere Gualtieri, Diaco, i gemelli Casacchi impegnati in famiglia, in difensore Assisi, quindi oggi eravamo più che rimaneggiati, abbiamo finito la partita con dei 2005 in campo e questa la dice tutto. Però come avete detto abbiamo un giocatore che è al di sopra delle righe, che buongiorno ci ha messo subito la partita in discesa e poi il collettivo ha fatto sì di mantenere questa vittoria e di regalare altri questi tre punti che adesso sono fondamentali, perché in questa settimana abbiamo raccolto 9 punti, abbiamo accorciato tantissimo dalle squadre che ci precedono. Sì, perché infatti quello che volevo chiedere, intanto la Rossanese ha un cammino particolare, perché mister non avete pareggiato mai, cioè la Rossanese o vince o perde, non c'è la mezza misura. Ma a parte questo, quello che volevo chiedere è può aver inciso il fattore promosport in questo campionato di promozione? Mi spiego, dall'inizio tutti noi abbiamo detto che la promosport è la squadra favorita e a un certo punto sembrava che addirittura il Villaggio Europarente potesse fare il vuoto, poi quella lunga progressione della Mantea, voi il Praia Tortora che siete stati sempre lì, in realtà la zona playoff è molto molto compatta, ecco, quindi quanto sarà difficile riuscire a stare uno in zona playoff, due visto che come dice lei mister avete una squadra giovane, cercare di prendersi anche la migliore posizione possibile, perché arrivare secondi, terzi o quarti o quinti può fare tanta differenza. Ma centrare i playoff non è semplice, perché è un campionato promosport a parte molto equilibrato, però in quest'ultimo mese si vede chi realmente sta spingendo sull'acceleratore, perché i punti fanno la differenza, alla fine lo scontro diretto ti fa mettere in una posizione migliore rispetto a un'altra squadra. Da qui alla fine mancano delle finali, raggiungere la migliore postazione è quello che ogni squadra si prefissa. Non è semplice, perché ci sono tante varianti dall'inizio del campionato, poi noi ne stiamo subendo veramente tante, quindi partiti in un modo siamo ritrovati in un altro, abbiamo dovuto ricorrere sul mercato per infortuni, per problemi, quindi però noi non ci abbattiamo, siamo consapevoli della forza del gruppo, siamo consapevoli di avere dei giovani importanti, perché anche se andiamo a vedere la classifica dei giovani che è uscita settimana scorsa siamo lì, quindi vuol dire che nonostante siamo nelle prime posizioni utilizziamo tanti giovani, questo è un orgoglio della società, lavorare con i giovani e stare nelle zone alte della classifica. Adesso ripeto, mancano delle finali, da qui alla fine dobbiamo fare più punti possibili, perché ci saranno ancora degli scontri diretti, raccogliere punti fuori casa, che è quello che ti fa, insieme alle vittorie casalinghe, quello che ti dà lo step in più, fare il punto fuori casa. Quindi poi per quanto riguarda i pareggi, sì, siamo una squadra che anche noi alcune volte ci sorprendiamo sul fattore dei pareggi, non abbiamo mai pareggiato, mai. Ho sempre detto preferisco fare una vittoria e una sconfitta che due pareggi. Vabbè, questo punti alla mano, sì. L'ultima domanda mister, perché siamo proprio in chiusura, il calendario adesso vi mette Villaggio Europa Rende e Promosport una dietro l'altra, fuori con Rende, dentro con la Promosport, e poi diciamo in teoria non ce ne voglia nessuno, partite abbordabili fino a una sorta di nuovo spareggio col Cassano. Avrebbe preferito una distribuzione, che ne so, partita tra virgolette con la grande, con la piccola, grande piccola, oppure va bene così? Ma ormai quello che c'è ci dobbiamo prendere, sicuramente saranno 15 giorni intensi, spero di recuperare tutti, rientra Marano dalla squalifica, spero che rientrano gli altri dall'indisponibilità e dalle influenze che ci sono state, ci andiamo a giocare queste due finali, diciamo, queste due delle finali che rimangono, quindi è vero che magari sono due impegni molto ravvicinati, però in queste partite sale la concentrazione, sale la cattiveria, sale l'agonistica, ovviamente sale
sale tutto, quindi siamo tutti più, più concentrati fino all'unico, fino all'ultimo obiettivo, quindi il calendario ci ha preservato questo doppio scontro, lo prendiamo così. Grazie mister, alla prossima. Grazie.